Negli occhi dei giovani siriani è un progetto di video e fotoreportage che coinvolge blogger, ragazzi che prima della guerra avevano un lavoro normale e oggi documentano le atrocità del conflitto. Buonasera e bentornati a TG2 Storie. In Siria continuano le atrocità di una guerra a cui la comunità internazionale non riesce ancora a trovare una soluzione. E non si arrestano i bombardamenti persino sulle scuole, in particolare ad Aleppo. Mentre si diffonde l'utilizzo di armi rudimentali quanto micidiali, barili riempiti di esplosivo e rifiuti lanciati dagli elicotteri, come vediamo nelle immagini di questo servizio di Rita Rocca. Qui c'erano quasi 40 bambini, stavano preparando la mostra e le foto e sono stati uccisi da due bombe sganciate dagli aerei del regime. Di fronte a queste immagini, questa non è guerra, non è scontro tra eserciti, è genocidio. Una strage di innocenti in una scuola di Aleppo, città dimenticata e devastata dai bombardamenti, a 75 chilometri dal confine con la Turchia. 7 ore di marcia per raggiungere il settore sotto il controllo del Syrian Free Army. Così Enea Discepoli, fotoreporter, e Ruben Lagattolla, filmmaker, hanno documentato ciò che fino ad oggi solo i media attivisti locali avevano raccontato. Una guerra che miete decine di vittime civili ogni giorno, soprattutto donne e bambini, e alla quale la comunità internazionale non riesce a trovare una soluzione. Testimonianze e immagini esclusive di un conflitto che per la prima volta vediamo così da vicino. Abbiamo documentato questo orrore, è capitato pochi giorni prima che noi arrivassimo, di questa forse l'unica grande scuola aperta ad Aleppo. Sono stato testimone di bombardamenti senza un target preciso, se non la popolazione civile. Come esperienza è stata tremenda, perché ci siamo trovati direttamente sotto le bombe, in mezzo alla popolazione civile. I bombardamenti sono indiscriminati su quartieri civili, su ospedali, su scuole. Non c'erano certo dei combattenti in quella scuola, com'è il lancio di questi famigerati barili. Ogni giorno Aleppo viene bombardata con i barili esplosivi. Ogni giorno vedo sangue, bambini uccisi, scuole e moschee distrutte. Non viene risparmiato niente, ogni giorno. E tutto il mondo tace. Senti l'elicottero. L'elicottero è proprio sopra di noi, è meglio se rimani al coperto. Eccoli, sono questi i famigerati barili. Per la prima volta li vediamo filmati da Ruben Lagattolla. Armi non convenzionali, lanciate per ferire, mutilare, per terrorizzare. I barili sono dei tubi di ferro alti 1,60 m circa per 70 cm, saldati a mano, fatti artigianalmente, che vengono sganciati da degli elicotteri che non si vedono ma si sentono continuamente, giorno e notte. Questo genera ansia, serve per scoraggiare la popolazione, serve per far capire che c'è sempre qualcosa sopra. Questi elicotteri sorvolano, scrutano e bombardano a caso, completamente a caso. Mentre passavo vicino all'ospedale civile ho sentito delle urla da dentro e prima di arrivare alla porta è caduto un barile a 2 case di distanza da me. Quando è scoppiato la telecamera mi è volata dalla mano ed è andata perduta sotto le macerie. Langso Young Syrians è questo il progetto di alcuni media attivisti locali, ragazzi dai 17 ai 30 anni che hanno scelto di imbracciare una telecamera al posto del mitra. Si definiscono ribelli e combattono così la loro lotta per la liberazione. Il lavoro che facciamo è molto pericoloso perché ci troviamo nei luoghi degli scontri e dei bombardamenti.
A volte abbiamo problemi anche con i civili e veniamo picchiati anche da loro. Quando è iniziato il progetto erano una quindicina di giovani, giovanissimi. Ne sono rimasti meno della metà. Dall'inizio della guerra, 10 di noi di Ahlab News sono stati colpiti. Una cosa che rende ancora più difficile questo lavoro è il doversi rapportare con la morte e con il dolore. Vediamo continuamente gente massacrata, macerie, bambini. È terribile. Trovarsi in un luogo dove è appena scoppiata una bomba e essere sopravvissuti è un'esperienza agghiacciante. Io mi ricordo che non riuscivo neanche a respirare bene per quanto era la paura. Però quello che mi ha fatto andare avanti e che mi ha fatto decidere di filmare e non di aiutare gli altri è prima di tutto la responsabilità con cui io sono partito per la Siria. E secondo, che ognuno deve fare il proprio mestiere. Io non sono in grado di aiutare le persone, non sono un dottore, non sono un pompiere, sono un filmmaker, per cui questo è il mio lavoro e ritengo che ci sia una grande responsabilità in questo. La prima vittima di questa rivoluzione fu proprio un bambino di una scuola elementare di 7-8 anni che scrisse sul muro della scuola: vogliamo più libertà. Quello che possiamo fare noi è quello di far affiorare storie, realtà, situazioni.